Pieno di muffa, umidità, la bambina incomincia a non respirare. L'abbiamo portata al pronto soccorso. Io non posso vivere con la muffa con lei. Sempre peggio. Qua abbiamo l'acqua che scende. Una casa distrutta, due stanze inagibili. Sono così felice di abitare qua in questa bella casa, con due locali non godibili, col profumo che esce. Cosa posso fare a 96 anni? Poi rimani aperto giorno e notte. Abbiamo già i piccioni che stanno entrando. Abbiamo tenuto le porte chiuse perché è un'aria irrespirabile. Io di là non riesco neanche ad andare perché ho una forma di allergia. Com'è possibile che stiamo vivendo in una situazione così drammatica e scandaloso? Siamo in via Satta al 3, all'ultimo piano. La signora Cremagnani ha 96 anni e ci siamo trovati da ottobre con inizio di queste infiltrazioni, fino a quando siamo arrivati a un livello drammatico. C'è stato il cortocircuito e la signora ha dovuto uscire perché l'acqua è arrivata praticamente dopo il letto. Abbiamo cercato di spostare il letto il più possibile, i fili sono stati tagliati. Allora l'acqua, guarda, ha cominciato lì dal cassonetto. Respirabile l'aria. Sono così felice di abitare qua in questa bella casa, tutta con due locali non godibili, col profumo che esce. Cosa vuol fare? Cosa posso fare a 96 anni? Non si muove nessuno, tutto tace, tutto silenzio. Poi rimani aperto giorno e notte. Abbiamo già i piccioni che stanno entrando. Abbiamo tenuto le porte chiuse perché è un'aria irrespirabile. Io di là non riesco neanche ad andare perché ho una forma di allergia. È una cosa che una persona non ci può credere. Dice, ma è possibile che stiamo vivendo in una situazione così drammatica e scandaloso? Non sono più vivibili queste case. Cosa scandalosa ancora di più è che gli arriva l'affitto. Tra le varie cose, con l'ultimo censimento gli è arrivato un affitto di 370 euro in una situazione d'emergenza. L'inverno è stato un dramma perché comunque col freddo, con l'acqua, l'umidità, ci sono tanti casi d'emergenza. Però questo è grave. Ma questo è grave, non so, è una cosa che si può aspettare. Più grave di una persona che ha 96 anni. Sì, ma a qualsiasi livello, ma anche se ci fosse un'altra famiglia. Per non aver messo a posto il tetto praticamente roviniamo un caseggiato. Vuol vedere che mi tocca stare qua con tutto questo inverno, magari che piove ancora, tutto un inverno qua? Che viene giù l'acqua in camere. E la muffa fa malissimo perché comunque si rischia anche di avere delle malattie ai polmoni. Bisogna assolutamente intervenire. Abbiamo il verbale dell'ufficio di igiene che ci ha mandato la relazione, ha mandato il tutto alle case popolari. Avete visto anche voi che i due locali lì? Mi dica un po'. No, non è proprio, non si può stare così. Io oggi vi ho chiamato per farvi vedere il mio alloggio, che ho la bambina che fa uso di Ventolin e vieni qua amore, Ventolin e cortisone, e quindi non può respirare queste cose qua. Questa è la camera dei miei ragazzi, qua sotto ho dovuto mettere la schiuma, questo è il letto di mio figlio, quel ragazzino di 15 anni che ti dico che c'è l'invalidità con la patologia ai polmoni, risultato positivo ai test di allergia muffa acari, questo è il suo letto pieno di muffa e umidità. Terzo materasso che compro, non so se riesci a vederlo bene. Come vedi, la stanza è piccola per tre bambini. Apro il letto, non c'è più niente. Era tutto pieno di muffa. Questa è la mia camera da letto, dove dormo io e la bambina. Anche qua, come vedi, tutto pieno di muffa. Ho messo sotto la schiuma. I cassoni delle tapparelle, come vedi. Io tutte le sere faccio questa lotta. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Qua dietro c'è la muffa, non riesco a toglierla. Io ritiro i panni dall'asciugatrice, io li metto piegati nell'armadio, li stiro, li metto nei piegati, il giorno dopo li vado a prendere, i panni sono bagnati. Sono bagnati perché nell'appartamento c'è tanta umidità. Sono due anni che loro vengono, fanno le foto, gli ispettori. Un ispettore si è permesso, il primo ispettore, si è permesso di dirmi: quando sei venuta in questa casa tuo figlio era già malato. Ok? Quindi mio figlio sì, era già malato, ma
a priori che mio figlio era malato, non dovevi darmi un appartamento del genere, oltretutto piccolo. Lei nasce nel 2020, 22 novembre, la bambina, l'ultima mia bambina. La bambina incomincia a non respirare. Io non posso vivere con la muffa con lei, capisci? Quello è il mio problema. Guarda mia figlia quando dorme. Ormai mi faccio il segno della croce. Questa è mia figlia. Quante volte l'hai comunicato che c'è questa muffa? 4-5 volte chiamato. Mi ha detto non hai una cosa di grande. Scorso anno, ultimi mesi, mi hanno mandato una mail, sono 2024 gennaio, cominciano il lavoro. Però fino adesso ancora non è arrivato a sistemare queste cose. Sono passati 6 mesi da gennaio. Questo è il secondo? Sì, il secondo. Pazzesco. E poi il signore ha lasciato casa, è andata via perché non può stare così.